La fibromialgia è una patologia poco conosciuta. Il dolore è un argomento che ci portiamo dietro da un sacco di anni. I malati di encefalomielite mialgica, prima di ammalarsi, conducevano una vita normale. Siamo sottoposte a continui visite di controllo, esami, interventi. I malati di encefalomielite mialgica, prima di ammalarsi, conducevano una vita normale. È una malattia invalidante, cronica, anche pediatrica, ancora non riconosciuta in Italia. Interessa il sistema nervoso centrale e autonomo, coinvolgendo diversi organi e apparati, compromettendo e limitando anche l'autonomia personale. Stanchezza, affaticamento impediscono di fare anche le più semplici azioni quotidiane. Lavarsi, vestirsi, pettinarsi, andare a scuola e al lavoro. È uno stato di quarantena perenne. Senza il riconoscimento di legge e i LEA, i malati hanno affrontato questo periodo di coronavirus da soli, doppiamente dimenticati. Ecco alcuni pensieri dei malati in questo periodo Covid-19. Con il lockdown sono sola. Basterebbe un codice alla malattia, all'encefalomielite mialgica, per passare alla cura con personale qualificato e per avere semplici aiuti. Siamo in quarantena da anni con la nostra malattia, ma adesso siamo ancora più soli. Ci siamo anche noi, con i nostri dolori forti in tutto il corpo, sempre tra il divano e il letto, oltre il virus, ci siamo anche noi. Se il nostro familiare che ci accudisce si ammala, chi si prenderà cura di noi? Prima del Covid la fisioterapia mi toglieva il dolore, ora niente e il dolore aumenta. Se faccio un piccolo sforzo fisico-mentale, peggiorano i sintomi e ci vogliono settimane per un piccolo recupero. I pensieri dei malati ci fanno capire quanto sia assolutamente importante che vengano finalmente riconosciuti.